Buonasera. Aspettiamo qualche secondo e iniziamo la lezione di stasera. Va bene, iniziamo. Allora, la lezione di questa sera è dedicata al rabbino Immanuel Chai Ricchi, che è stato un grande mekubal, un grande kabbalista, ed ebbe una vita tormentata. Come vedremo, si spostò molto dall'Italia a Israele, passò anche per altre città, dell'Europa. E come vedremo, scrisse molte opere di argomenti diversi e passò dei momenti difficili durante la sua vita ed ebbe anche una fine tragica. E Rabbi Immanuel Chai Ricchi nacque a Ferrara nel 1687. I suoi genitori si chiamavano Avraham e Miriam. Nacque a Ferrara, ma si spostò ben presto, quando ancora non aveva compiuto il secondo anno di vita. Si spostò nella città di Rovigo, che era la città da cui proveniva la madre. E in questa città cresce e dopo pochi anni, quando aveva soltanto 6 anni, perde il padre. E quindi viene tirato su dalla madre, ma con l'aiuto dello zio, che è il fratello della madre, che viveva a Rovigo e che si prese cura di tutta quanta la famiglia. Il padre, che quindi non ebbe molte occasioni di conoscerlo, perché appunto lo perse quando aveva soltanto 6 anni, ma comunque probabilmente era uno studioso, perché Rabbi Immanuel Chai Ricchi lo chiama Morive Rabbi, lo chiama mio maestro, e scrive anche che quando morì sicuramente era salito a un livello alto di fronte al Signore Dio. Quindi è possibile che anche il padre fosse uno studioso di Torah. Ad ogni modo, Rabbi Immanuel Chai Ricchi quindi inizia a studiare nella città di Rovigo, è proprio lo zio che lo inserisce nella scuola, lo introduce nella scuola e negli studi rabbinici, e sempre lo zio gli dà i primi insegnamenti di vita. Così racconta nella sua autobiografia che insegnò il Derech Eretz, insegnò come vivere, e come alcuni insegnamenti di vita e di lavoro. E quindi i primi 20 anni li passa a Rovigo, insieme alla madre, allo zio e ai suoi fratelli. È sempre lo zio che si occupa di tutta quanta la famiglia. E si occupa anche di
far sposare le sorelle, far sposare il figlio, dare un lavoro ai suoi fratelli. Rabbi Manuel Chai Riki, quando ebbe 20 anni, perse anche lo zio e quindi dovette iniziare a pensare lui stesso a procurarsi procurarsi gli averi per poter andare avanti. E quindi si spostò in un'altra città dove iniziò ad insegnare ai bambini, insegnare Torah. Inizialmente si spostò a Gorizia perché era stato chiamato da un ricco ebreo benestante, Yitzhak Chefetz, Gentili, era stato chiamato per insegnare ai suoi figli e quindi a Gorizia inizia per la prima volta ad insegnare Torah e qui rimane per 2 anni. Di quest'epoca, in realtà, di questi 2 anni non sappiamo molto della vita di Rav Immanuel Chai Ricki, però lo possiamo dedurre da alcuni scritti di Halakha che pubblicò successivamente e da alcuni scritti dei suoi contemporanei. In una delle opere di Rav Immanuel Chai Ricki, lui affronta la questione dei tefillin durante Chol HaMoed, che è un argomento di cui abbiamo parlato anche in una lezione che abbiamo fatto durante Pesach. Secondo la Kabbalah, secondo lo Zohar, è assolutamente vietato indossare i tefillin durante Chol HaMoed. Mentre dal Talmud non sembra che ci sia questo divieto. Almeno non è chiaro che ci sia un divieto di indossare i tefillin durante Chol HaMoed. La questione è se Chol HaMoed è da considerarsi come un giorno festivo, come Shabbat e Moed, quindi un giorno in cui non si mettono i tefillin oppure no. Questa è in sintesi la questione. Comunque, secondo la Kabbalah è una grave trasgressione quella di indossare i tefillin in questi giorni di Chol HaMoed. Rav Immanuel Chai Ricki scrisse un'opera intitolata Tefillin de Mare Alma, cioè i tefillin del Signore e Dio, che ha anche un significato secondo la Kabbalah, e in quest'opera appunto affronta la questione. E Rav Immanuel Ricki sostiene, secondo l'insegnamento della Kabbalah, sostiene che sia vietato indossare i tefillin. Anche per coloro che hanno questa usanza, devono, in particolare gli Ashkenaziti, devono interrompere questa abitudine. Altri poskim italiani invece non erano d'accordo. Per esempio, Rav Shimshon Morpurgo, nelle sue Teshuvot Shemesh Tzedakah, scrive che chi ha l'uso di mettere i tefillin in Chol HaMoed deve continuare a seguire quest'uso, e quindi gli Ashkenaziti che abitano in Italia devono continuare a metterli. In una Teshuvah, in una di queste risposte alachiche di Rav Morpurgo, si fa cenno proprio alla comunità di Gorizia e si parla di un insegnante influenzato dalla Kabbalah che veniva da Rovigo e che era arrivato a Gorizia e stava diffondendo l'idea che di Chol HaMoed non si dovessero mettere i tefillin. E questo causò grandi discussioni e confusioni all'interno della comunità. E da questi accenni, in questa Teshuvah, possiamo vedere che la comunità privato dove Ben, che era rabbino a Reggio ed era stato alunno di Rabbi Moshe Zakut, era quindi conosciuto come il più grande Mekubal, almeno in Italia. E Rav Ricki va a Reggio la prima volta nel 1709. Ma non riesce ad incontrarlo perché il rabbì Binyamin HaKohen, il Mekubal, il cabalista, non si trovava in quella città e quindi deve tornare a Gorizia per insegnare. Ci torna una seconda volta a Reggio e questa volta
secondo alcune fonti riesce anche ad apprendere alcuni insegnamenti di Kabbalah dal Rabbi Beniamino Cohen, ma come lui stesso scrive, non era rimasto senza soldi, senza un lavoro e quindi non poteva rimanere in quella città per tanto tempo. D'altra parte si vergogna di tornare a Gorizia che aveva lasciato da poco tempo e quindi decide di spostarsi in un'altra comunità e arriva. Si sposta in una comunità vicina, nella comunità di Fiorenzuola, dove continua ad insegnare ai ragazzi e ai bambini, e qui ci rimane per un anno, ma in quest'anno conosce anche quella che diventerà la sua futura moglie, conosce la moglie che sposa appunto durante questo anno e che si chiamava Miriam. E non abbiamo detto. Non abbiamo parlato, apriamo una parentesi soltanto su chi erano stati gli insegnanti, i maestri di Rav Immanuel Chairicki. Uno dei suoi maestri principali fu Rav Natan Pinkerle, che era stato il suo maestro particolare di Talmud, di Halakha, di tutto ciò che riguarda la Torah rivelata. Ma forse anche aveva insegnato lui qualcosa di Kabbalah, che poi continua comunque a studiare e ad approfondire. E dopo essersi sposato, Rav Immanuel Chairicki decide con la moglie di trasferirsi in una città grande. Fino adesso era vissuto soltanto in comunità piccole come la comunità di Gorizia, di Fiorenzuola, e decide invece di andare ad abitare a Venezia. Qui si ferma, ma dopo poco si ammala di una grave malattia e i suoi devono allontanarsi da lui e quindi anche lui decide con la moglie di trasferirsi di nuovo in un'altra città. Come vedete era un rabbino itinerante, come molti rabbini di quest'epoca, e si spostava molto. Si spostava anche perché doveva trovare ancora il suo posto, la sua comunità. E da Venezia si sposta nella comunità di Trieste, continua ad insegnare ai bambini e qui scrive il suo primo libro dedicato alle regole della costruzione del Mishkan, che è intitolato Maaseh Choshev, che significa letteralmente un'opera che è stata che è fatta con saggezza, con sapienza, un'opera che è stata pensata e programmata, quella del Mishkan, quella della costruzione del Mishkan. Ma nell'introduzione ci racconta anche qualcosa anche importante per capire il modo con cui insegnava Torah ai suoi alunni. Nell'introduzione scrive che quando a Trieste doveva insegnare ai bambini, ai ragazzi, la parashah di Terumah, che è la parashah che parla appunto della costruzione del Mishkan, non si limitò ad insegnare una lezione teorica, ma prese dei pezzi di carta e con questi iniziò a costruire un modello dei vestiti del Kohen Gadol, dell'ephod, con un pezzo di carta. Quando dei capi della comunità, Rabbi Avraham, quello che aveva fatto, che aveva preparato per la sua lezione, Rav Immanuel Ricchi, allora gli chiede in questo modo, di fare un modellino di tutto quanto il Mishkan. E allora Rav Immanuel Ricchi scrive che prese un cartone e con questo cartone iniziò a modellare, a disegnare e a mettere in piedi tutto quanto un Mishkan in miniatura per far vedere, mostrare ai suoi alunni come doveva essere costruito il Mishkan. Gli venne in mente poi di riportare anche delle spiegazioni su quello che stava costruendo e quindi
Prima iniziò, quindi all'inizio pensò di riportare queste spiegazioni sul cartone stesso, poi si rese conto che non c'era abbastanza spazio per scrivere tutto quanto e allora decise di scrivere un libro, un testo dedicato proprio a questo argomento. E il Maaseh Hoshev è un testo che è costruito come se fosse una Mishnah, cioè c'è una spiegazione molto sintetica e semplice al centro della pagina e tutto intorno delle spiegazioni, dei commenti che approfondiscono i vari arredi del Mishkan. Un altro libro che già inizia a scrivere in questo periodo è il commento alla Mishnah, che sarà intitolato poi Hon Ashir, che significa un tesoro ricco, una grande ricchezza, ma che a questo punto della sua vita ancora aveva un altro nome ed era chiamato Dikduke Aniyut, che significa delle precisazioni di povertà o povere sulla Mishnah. Se avremo tempo, vedremo anche il perché di questo cambio di titolo dell'opera. Non è, comunque, già a questo, in questo, quando, in questo periodo, quando si trova a Trieste, inizia a scrivere appunto dei libri che sono dedicati primo al Mishkan e poi alla Mishnah. Da Trieste si sposta di nuovo a Gorizia, perché gli ebrei di Gorizia avevano bisogno di nuovo di un insegnante, di un rabbino, e quindi torna nella comunità dove aveva insegnato per primo e qui scrive un terzo libro che è intitolato Choshev Machashavot, che significa colui che pensa degli argomenti con saggezza sempre. Ed è un titolo preso, un'espressione presa sempre dal brano che parla del Mishkan, della costruzione del tabernacolo. In questo testo non si parla del Mishkan, ma si parla di ciò che lui in quegli anni pensava e su cui rifletteva. E contiene i suoi Chiddushim, le sue spiegazioni sul Tanakh, sulla Torah, i Nevi'im e Ketuvim e sulla Mishnah. In questo libro inserisce anche quel testo di cui parlavamo prima sui tefillin di Chol HaMoed. Nel 1717 Rav Immanuel Chairicki riceve la Semichah, diventa rabbino e la riceve dal rabbino Hillel Ashkenazi e quindi da questo momento in poi viene chiamato Moreno Immanuel, Rabbino Immanuel. Fino a questo momento era semplicemente un insegnante. Abbiamo visto anche che anche su argomenti di Halakha si era espresso, ma non era comunque non era ancora diventato rabbino e quindi non aveva l'autorevolezza per dare delle spiegazioni e degli insegnamenti di Halakha. Nel 1718 decide di andare in Eretz Israel e quindi lascia l'Italia per la prima volta e si trasferisce a Tzfat, dove inizia a studiare, a approfondire ancora di più la Kabbalah, gli scritti della Rizal e dei suoi alunni. In questo periodo si mette di nuovo a ricomporre il suo commento alla Mishnah, l'Hon Ashir, ed entra in contatto anche con i rabbini di Eretz Israel, i rabbini importanti di Eretz Israel. Nel 1720, dopo pochi anni, deve lasciare Eretz Israel. Per quale motivo? Perché si stava diffondendo un'epidemia, una malattia in Eretz Israel, in cui aveva perso anche una figlia, e quindi deve tornare in Europa. La nave dove viaggiava, che lo doveva portare in Europa, fu attaccata da dei pirati che venivano da Tripoli e che lo rapirono insieme a tutti quanti
le persone che si trovavano sulla nave lo portarono a Tripoli e lui racconta di questa esperienza che fu di cui soffrì molto e che rimase 40 giorni in mano ai pirati e soltanto quando arrivò a Tripoli fu liberato da un ebreo della città, Shlomo Chalfon, che lo liberò e lo ospitò anche in casa sua. Tutti gli altri invece erano rimasti in mano ai pirati. E in questa occasione lui perse anche tutti gli scritti che aveva composto fino a quel momento e che ancora non erano stati pubblicati. L'unico che rimase nelle sue mani fu il commento alla Mishnah. Quello che abbiamo detto era chiamato inizialmente Dik Duke Aniyut, le precisazioni, le spiegazioni povere, e che invece, anche in virtù di questo miracolo e di questa salvezza, Rav Emanuel Chairicchi chiamò On Ashir, perché per lui era diventato come un tesoro, una ricchezza. In questo titolo, fra l'altro, è alluso anche il suo nome, e questo lui lo scrive nell'introduzione, perché abbiamo detto che si chiamava Rabbi Immanuel Chai Ricchi. Questo nome, Ricchi, ha un significato in ebraico e un significato in italiano. In ebraico, Ricchi può essere ricondotto alla parola rek, che significa vuoto, mentre in italiano ricchi ha il significato di ricco. E allora Rav Immanuel scrive che pregò perché il suo nome fosse spiegato in bene, cioè che fosse ricco di, in particolare ricco di non soltanto di sostanze, di denaro, ma ricco di santità e di studio di Torah e non povero. Comunque in questo periodo, quando tornò poi in Italia, si trasferì in Italia di nuovo a Livorno, scrisse, pubblicò il suo commento alla Mishnah. E a Livorno scrisse poi il suo libro più importante, che è quello per cui è conosciuto, che è intitolato Mishnat Chassidim, l'insegnamento dei Chassidim, dei Pii, e in questo libro lui riassume tutta quanta l'insegnamento della Rizal e dei suoi alunni. Quindi è un libro di Kabbalah, ma è un libro, come dice anche il nome, Mishnat Chassidim, è un libro che è costruito, strutturato come la Mishnah, è diviso in Sedarim, diviso in ordini, diviso in trattati, e in ogni trattato è spiegato un certo argomento ed è spiegato con un linguaggio semplice. Questo è un libro che si diffuse molto, soltanto durante la sua vita fu pubblicato 2 volte e poi dopo fu pubblicato tante volte. Sono stati scritti anche molti commenti a questo libro, a questa sua opera, Mishnat Chassidim. I più grandi rabbini, fra cui il Gaon di Vilna, scrissero dei commenti e delle spiegazioni a quest'opera. Quindi è un'opera di Kabbalah molto, molto diffusa e molto conosciuta. Nell'introduzione racconta come nacque quest'idea di scrivere il Mishnat Chassidim. Scrive che uno dei rabbini di Livorno, dove studiava, aveva espresso questo desiderio di avere un libro che riassumesse tutto quanto il pensiero della Rizal, il pensiero cabalistico. E Rav Immanuel Chairicchi rispose che non aveva i libri a disposizione per scrivere un testo del genere, bisognava avere una grande biblioteca, bisognava avere abbastanza libri per poter scrivere un testo del genere. E allora questo livornese gli mise a disposizione tutta quanta la sua biblioteca perché lui potesse continuare a scrivere e potesse appunto comporre un'opera del genere. Da Livorno si sposta di nuovo e arriva a Firenze, dove diventa il rabbino capo. In questo rimane per alcuni anni. In questi anni
dopo questi anni, dopo 4 anni all'incirca, deve lasciare anche Firenze perché la moglie si era ammalata, non poteva abitare più in quella città e quindi decide di tornare di nuovo a Livorno dove rimarrà per 12 anni. C'è un altro aneddoto di cui si parla proprio nei libri di Halakha sulla sua permanenza a Firenze, su quando arrivò a Firenze. E se ne parla nel Pacha di Yitzhak, nell'enciclopedia di Halakha scritta da Rav Yitzhak Lampronti, di cui abbiamo parlato in una delle lezioni precedenti, e si racconta che la comunità, il consiglio della comunità, aveva deciso per prendere come rabbino capo Rav Immanuel Chairicki e nove consiglieri si erano espressi a favore di questa decisione. Gli altri sei consiglieri non avevano partecipato a quell'assemblea, a quella riunione, e quindi la decisione era stata presa anche in loro assenza. C'era la maggioranza, 9 contro 6, e quindi avevano deciso di prendere come rabbino capo Rav Immanuel Chairicki. Ma i sei consiglieri però protestarono perché è vero che erano in minoranza, quindi anche senza di loro la decisione poteva essere presa, ma erano quei sei che davano più che erano che Erano quei sei consiglieri che davano più sostegno economico alla comunità e quindi sostenevano che dovessero essere loro a decidere. In ogni caso, il Pacha di Yitzhak, Rav Yitzhak Lampronti, poi decide che il Rav Immanuel Chairicki doveva rimanere in quella città, rimanere a Firenze, ma come abbiamo detto, poi la dovette lasciare e tornò a Livorno. A Livorno si dedicò sia all'attività commerciale e si dedicò anche all'insegnamento. Insegnò in due yeshivot, nella yeshiva Beta Nearim, che era una yeshiva, come dice il nome stesso, dove studiavano i più giovani e dove insegnava ogni giorno, e poi doveva fare anche delle derashot di Shabbat, e poi in un'altra yeshiva successivamente, nella yeshiva chiamata Orach Chaim, dove ogni sera faceva una lezione. Queste sue lezioni poi furono messe per iscritto e scrisse un altro libro, un ulteriore libro di commento al libro dei Teilim, al libro dei Salmi, ed è intitolato Chasez Zion. Questo libro, come vedremo, fu pubblicato soltanto dal figlio di Rav Immanuel Chairicki perché pochi po po poco dopo la. Poco prima di essere stampato, Rav Immanuel Chairicki morì. Durante questi 12 anni in cui abitò a Livorno, si spostò molto, arrivò in altre città europee. In uno dei suoi viaggi, faceva dei viaggi sostanzialmente per cercare fondi per restituire quello che gli era stato prestato agli ebrei livornesi. Racconta che arrivò in un viaggio da Londra a Gibilterra, arrivò in Spagna e lì la nave stava per affondare, la nave dove stava, la prima volta era stata attaccata dai pirati, questa volta stava per affondare e si salvò anche questa volta. Grazie a un miracolo rimase in vita. C'è anche un racconto, sempre che riguarda questa sua esperienza, che dice che quando si trovava dentro la nave era Rosh Hashanah e lui iniziò durante questa tempesta, iniziò a suonare lo shofar e dopo aver suonato lo shofar il capitano trovò la parte che si era rotta della nave e riuscì a tappare i buchi da cui entrava l'acqua, e quindi grazie a questo
si salvò. Continuò a viaggiare fino a che dopo tanti, tanti anni decise di tornare di nuovo in Eretz Israele, tornare a Gerusalemme. Quindi si trasferì, prima passò per alcuni anni ad Aleppo e poi si trasferì a Gerusalemme. E a Gerusalemme iniziò a costruire una yeshiva, che poi fu chiamata Yeshivat Haverim Makshivim, ed era in questa yeshiva Rav Emanuel Chairicki doveva insegnare, doveva diventare il Rosh Yeshiva, ma per varie vicissitudini dovette lasciare di nuovo Gerusalemme e tornare in Italia per cercare dei fondi per questa yeshiva e per pubblicare i suoi scritti, che, come abbiamo detto, erano già tanti. Alcuni erano stati già pubblicati, altri, come il commento ai Salmi, non era stato pubblicato. Un altro libro che scrisse fu la Deret Eliyahu, che era un commento al Talmud, che scrisse quando si trovava ad Aleppo, e in onore alle persone che lo avevano aiutato dedicò questo libro. Uno degli ebrei che lo avevano aiutato ad Aleppo era Eliyahu Silvera, e a lui dedica questo libro, a lui, alla moglie, al figlio e tutte le parti della Deret Eliyahu, di questo testo, che è un commento al Talmud, sono intitolate in onore a Eliyahu Silvera, alla moglie che si chiamava Hannah, al figlio che si chiamava Yitzhak. In questo libro troviamo anche alcune delle sue teshuvot. Non sono tutte le sue teshuvot, sono soltanto una minima parte, perché, come abbiamo detto, i suoi testi manoscritti erano andati persi, erano stati distrutti negli anni precedenti. Nella Deret Eliyahu troviamo anche alcune poesie che scrisse, oltre ad essere un commentatore al Tanakh e al Talmud, oltre ad essere un posek e un kabbalista, era anche un poeta, e scrisse delle poesie in onore anche di alcune visite importanti, alcune occasioni importanti a cui assistette a Livorno, per esempio alla visita del figlio del re di Spagna, oppure all'inaugurazione dell'Echal, dell'Arona Kodesh, del Tempio di Livorno, o della costruzione della Tevah, oppure delle poesie, dei carmi in onore degli sposi. Tutto questo lo troviamo alla fine della Deret Eliyahu. Vediamo adesso come finisce la vita di Rav Emanuel Chairicki. Allora, Rav Emanuel Chairicki, come abbiamo detto, era tornato in Italia per cercare dei fondi per la sua yeshiva e per la pubblicazione dei suoi scritti, e girava tra le comunità italiane. E nel 1743 si trovava ancora in Italia, e durante il Rosh Chodesh Adar, tra la fine del mese di Shevat e l'inizio del mese di Adar, stava tornando. Secondo alcuni stava tornando in Eretz Israele, o comunque si trovava tra Modena e Bologna, e durante quella notte della fine dello Chodesh Adar fu derubato e colpito a morte da dei briganti, secondo altre fonti, da dei soldati. In quegli anni si stavano svolgendo delle battaglie proprio tra Modena e Bologna, la battaglia tra gli austriaci e l'esercito spagnolo, e lui si trovò poco dopo quella battaglia, si trovò in mezzo e fu derubato di tutto quello che era riuscito a raccogliere. Forse chi l'aveva colpito sapeva che quel rabbino in quel momento era pieno di soldi, e comunque fu ucciso barbaramente, come ci raccontano le fonti, e fu gettato nel fango o nell'acqua. Ci sono varie testimonianze del figlio, del nipote, di altri suoi contemporanei o di persone che avevano
sentito parlare di lui negli anni successivi. Fra l'altro, il rabbino capo, Rav Riccardo Risenni, mi ha detto che ha scritto un articolo che ancora non è stato pubblicato proprio su questo rabbino Emanuele Chairicchi e sulla sua morte, da alcune fonti che si trovano, manoscritte che si trovano anche nella biblioteca del Collegio Rabbinico Italiano. Ci sono delle fonti che parlano della morte di Rabbi Emanuele Chairicchi, che poi, dopo alcuni giorni, fu sepolto nel cimitero ebraico di Cento, quando fu scoperta questo omicidio. Fu portato poi, dopo qualche giorno, a sepoltura, a degna sepoltura nel cimitero ebraico. Ma ci sono delle fonti che parlano di uccisione, di morte al Kiddush Hashem, per la santificazione del nome di Dio. La morte per Kiddush Hashem è una morte in quanto ebreo, e in particolare quando una persona muore per essersi rifiutata di osservare, sappiamo, di fare Avodah Zarah o di altre trasgressioni che comportano anche la morte. In questo caso, in realtà, non si parla di questo, si parla genericamente di morte al Kiddush Hashem. Ci sono delle fonti dove è scritto che a Rav Emanuele Chairicchi era stato chiesto di mangiare del cibo non kasher, oppure di fare delle averot, delle trasgressioni, e quindi è possibile che fosse morto veramente al Kiddush Hashem. Un'altra fonte ci dice addirittura che fu strozzato, fu impiccato con i lacci dei suoi tefillin, qualcosa di veramente terribile. Ma il figlio di Rav Emanuele Chairicchi, dopo aver raccontato questa morte tragica del padre, riporta anche qualcosa in più. Riporta un sogno che aveva fatto precedentemente il padre, prima di morire. Rav Emanuele Chairicchi abbiamo detto, era un cabalista, ed era molto attento al significato dei sogni che faceva, e ai versi che si ricordava appena svegliato. E in questo sogno racconta che dal cielo gli era stato detto che lui sarebbe morto al Kiddush Hashem, per la santificazione del nome di Dio. E in un sogno Rav Emanuele Chairicchi chiese a quale maestro del Talmud si avvicinava, o forse di chi era il Gilgul, quale maestro si era rincarnato nella sua Neshama, a chi apparteneva la sua Neshama, e gli venne risposto che la sua Neshama, la sua anima, era quella di Rabbi Yehuda ben Babba, che era stato uno dei 10 martiri del popolo ebraico, 10 ebrei, rabbini, che erano stati uccisi dai romani o da altri popoli nemici del popolo di Israele, che erano morti proprio al Kiddush Hashem. Rabbi Yehuda ben Babba fu ucciso dai romani, e secondo questo sogno che aveva fatto, la sua morte, la morte di Rabbi Emanuele Chairicchi, era la ripetizione della morte di Rabbi Yehuda ben Babbai. Quindi era una morte al Kiddush Hashem. Come abbiamo visto, Rav Emanuele Chairicchi durante la sua vita era stato più volte in pericolo, era stato molto vicino alla morte in varie occasioni, e muore proprio in questo modo, muore al Kiddush Hashem, e per questo viene ricordato quando viene nominato il suo nome, sì, come ho scritto anche nel titolo di questa lezione, Hashem Ikom Damo, come si ricordano le persone che sono state uccise, in particolare quando sono morte al Kiddush Hashem, che significa Hashem, il Signore, Ikom, vendichi il suo sangue. Ci sono
veramente molte fonti interessanti sulla sua vita, ed è un rabbino che è stato riscoperto in Italia. La sua tomba viene visitata anche ogni anno durante il suo anniversario, viene ricordata la sua memoria, e questa lezione possa essere l'Elul Neshamah per l'elevazione della sua anima così santa, e che perse da giovane, perché aveva soltanto 54 anni, perse in questo modo così tragico. Grazie a tutti e buona serata.